è gradita l'occasione di incontrarvi anche per in partnership con BNP Paribas, che come dire, in questa iniziativa è un nostro partner da lungo tempo con cui lavoriamo, è un emittente tra i più fedeli dei mercati di borsa sui vari segmenti che noi gestiamo, e ci fa particolarmente piacere che, diciamo, ha voluto iniziare come primo, come tester di questo nuovo servizio che abbiamo lanciato. Quello che noi abbiamo di fatto reso disponibile ad emittenti diversi dal Tesoro è la possibilità di utilizzare la piattaforma di Borsa Italiana per la distribuzione di strumenti finanziari. In questo caso parliamo di certificati, in una modalità che è simile a quella del BTP Italia. BTP Italia, come sapete, un modello che devo dire è stato assolutamente innovativo, che abbiamo studiato e condiviso col Ministero del Tesoro e che a detta dei risultati realizzati è assolutamente di uno straordinario successo, sia dal punto di vista dell'innovazione sia anche dal riscontro dei numeri realizzati. L'ultima operazione di novembre, 22 miliardi di sottoscrizione in poco più di un giorno e mezzo, per cui, come dire, risultati che hanno fatto il giro del mondo sulla capacità anche di gestire questa mole di ordini che ci sono stati, oltre 300.000 ordini eseguiti sul sistema. Per cui questa è un po' la storia, questa è proprio una breve, diciamo, scusate, una piccola auto promozione che facciamo ripercorrendo quelle che sono state anche un po' le operazioni precedenti fatte su BTP Italia, che sono state ben 5, e l'ultima, come vi dicevo, ha dato questo risultato molto importante. Cosa abbiamo fatto? Un po' sulla scorta, come vi dicevo, di questo grande successo, abbiamo detto: ma perché non consentiamo ad anche altri soggetti di utilizzare questa modalità? Modalità che vuol dire offrire direttamente sul mercato, che di fatto è un mercato secondario, un mercato di quotazione, già prodotti in fase di cosiddetta distribuzione, di collocamento, no? I vantaggi poi li vedremo dopo, ma sono abbastanza intuibili per tutti. E noi abbiamo fatto due passi formali, perché ovviamente il regolamento di borsa precedentemente questo non lo prevedeva, ovviamente il Ministero del Tesoro ha un canale preferenziale, per cui rispetto a un emittente corporate, un emittente bancario, abbiamo appunto deciso di primi in ottobre e poi in giugno di consentire questo tipo di modalità di collocamento anche per il mercato MOT, per emittenti cosiddetti corporate, per emittenti obbligazionari, e poi da giugno 2013 anche per il mercato SEDES, per emittenti che emettono certificati. Questi sono stati due passi formali. Perché si parte da subito sul mercato dei certificati? Il mercato dei certificati, a detta della CEPI, la CEPI, come sapete, è l'associazione certificati, emittenti dei certificati, per cui che rappresenta la quasi totalità degli emittenti che ci sono sul mercato italiano, per cui ha un, come dire, il polso di cosa avviene un po' sul mercato, in particolare sul mercato primario, ci dice che c'è un trend di crescita molto elevato e i numeri sono abbastanza eloquenti, siamo a 3.8 billion solo nei primi mesi del 2013, un trend assolutamente in crescita di collocamento di primario, per cui abbiamo ritenuto, e credo che Paribas abbia voluto cogliere questa opportunità, di fare qualcosa di nuovo all'interno di un trend che comunque è in crescita, per, come dire, testare in anteprima una modalità che da un certo punto è innovativa, ma che però segue un trend di successo che abbiamo visto nelle operazioni precedenti. Ecco, questa è una slide sempre a cura della CEPI che ci consente di vedere qual è stato l'evoluzione del primario con questi tassi di crescita veramente importanti, con dei numeri assolutamente interessanti che
come dire, ci confortano nel dire che il mercato dei certificati è un mercato vivo e che sta sempre più trovando riscontro non solo tra gli investitori retail ma anche tra gli investitori professionali quali private banker, financial advisor e quant'altro. Veniamo al modello di mercato. Come sapete, questa modalità, cosiddetta modalità di OPV, all'interno del mercato SEDES abbiamo creato un'infrastruttura dedicata per questo tipo di operazioni, che operazioni che hanno durano praticamente alle 9 della mattina, alla chiusura del mercato alle 5.25, dove di fatto c'è un unico operatore incaricato che si può esporre in vendita e tutti gli altri operatori aderenti al mercato SEDES, per cui non c'è nient'altro da fare, tutti gli aderenti al mercato SEDES e tutti gli intermediari interconnessi con gli intermediari aderenti al mercato SEDES possono inviare ordini relativamente all'offer che presenta sul book di questo unico intermediario incaricato, ordini che sono evidentemente al meglio al prezzo limite di offerta. Altre tipologie di ordini non sono ammesse e vengono automaticamente cancellate. Il prezzo è fisso per il periodo di durata del collocamento, per cui anche da questo punto di vista qua non ci sono problemi di esecuzione a prezzi differenti come su modelli di collocamento diversi. Per semplificare abbiamo voluto sintetizzare anche graficamente come, per chi non l'ha mai visto, come si viene a configurare il book, dove di fatto sul lato vendita c'è esattamente un unico soggetto incaricato a un prezzo predefinito, in questo caso il prezzo convenzionale 100, con una quantità che può ovviamente andare a refreshare man mano che viene eseguita. Lato acquisti non vedrete nessuno, perché ovviamente tutti gli ordini che vengono inseriti vengono automaticamente conclusi al prezzo di vendita. Relativamente all'operazione che di fatto ieri partita, si è inaugurata, queste sono un po' le tempistiche. Periodo di distribuzione, un periodo predefinito di partenza e di conclusione, 2 dicembre e 13 dicembre. 13 dicembre, alla conclusione del periodo di cosiddetta distribuzione, viene fissato lo strike price. Dopodiché dal 18 c'è la settlement date vera e propria con l'emissione dello strumento. Il 19 dicembre viene con comunicazione di borsa dato l'avvio alle negoziazioni vere e proprie. Questa è la struttura standard sulla base di quanto Benpe andrà poi a illustrarvi nel dettaglio sull'operazione che ha di fatto pensato di strutturare. Settlement, cosa succede? Allora, come sapete, i sistemi di borsa sono tutti integrati, clearing, settlement e quant'altro, dalla possibilità di inserimento tramite i vari intermediari connessi, dove ognuno inserisce il proprio ordine. Ovviamente in questo caso i contratti che vengono conclusi nella fase di distribuzione non vanno direttamente al settlement, ma vengono di fatto parcheggiati nel sistema Xtreme, che è il sistema di pre-settlement di Monte Titoli, che è il depositario centrale domestico del settlement, che fa parte del nostro gruppo. Questa è un'operazione assolutamente trasparente, per cui l'intermediario non ha alcun tipo di implicazione da questo punto di vista. E poi alla chiusura dell'operazione vengono tutti regolati alla data del regolamento dell'operazione, qualora poi l'emittente confermi l'effettiva decisione di emissione di questo tipo di operazione. Ci sono delle eccezioni, proprio perché abbiamo voluto rendere questo sistema assolutamente flessibile in base un po' a quelle che sono le esigenze degli emittenti relativamente al periodo dell'offerta. Ovviamente l'emittente può decidere il periodo dell'offerta in termini di durata, questo ovviamente proprio per dare una flessibilità, perché ci sono situazioni di mercato, ci sono dei rischi che l'emittente si sta prendendo, per cui è ovvio che può decidere con estrema flessibilità la durata del collocamento e anche la data di settlement.
L'altra cosa importante è appunto che tutti i contratti che vengono conclusi, diciamo che sono contratti condizionati, come abbiamo definito nel nostro regolamento, vengono sottoscritti durante il periodo di sottoscrizione, vengono poi tutti contestualmente regolati all'unica data di liquidazione, come nel caso che abbiamo visto era il 18 di dicembre. Ci sono altre fattispecie dove l'operazione può avere, diciamo, delle situazioni particolari, dove di fatto l'emittente può decidere in casi particolari di revocare l'operazione. Succede uno stravolgimento di mercato, viene giù un'altra torre gemella negli Stati Uniti, speriamo di no, o cose di questo tipo, evidentemente questa è una facoltà dell'emittente di revocare l'operazione. Ovviamente questo tipo di facoltà deve essere comunicata a Borsa Italiana e vengono fatte tutte le operazioni conseguenti per annullare quelli che sono stati i contratti durante questo periodo, e tutto questo, come dire, non ha impatto, viene data comunicazione, un avviso di borsa, per cui tutto il mercato è edotto dell'evento straordinario che è intercorso. L'emittente ovviamente è tenuto a fare le comunicazioni nei tempi dovuti che borsa andrà a stabilire con l'emittente in tal caso, e tutte le operazioni successive sono operazioni che vanno di fatto a cancellare quei contratti che sono stati fatti sul mercato ma che non erano ancora stati regolati. E questo ci consente, e questo lo gestiamo tutto in automatico con i sistemi di post trading, per cui anche dal lato punto di vista cliente intermediari questo non ha alcun tipo di impatto. Un'altra fattispecie è una chiusura anticipata dell'OPV, che è il caso esattamente opposto di diciamo estremo successo. L'emittente può dire: io effettivamente ho raccolto in anticipo quello che era l'ammontare che avevo previsto di emettere, non intendo più aumentare l'offerta relativamente a questo prodotto, l'ho di fatto raccolto in un numero inferiore di giorni, posso chiudere l'operazione in anticipo, do comunicazione al mercato e contestualmente posso anche decidere di cambiare la data di regolamento e tutto quello che ne consegue. Ovviamente tutto questo meccanismo viene regolato tramite Borsa Italiana, tramite obblighi che l'emittente ha nei confronti di Borsa Italiana, che a sua volta Borsa Italiana riprende comunicazioni fatte all'emittente che vengono distribuite al mercato tramite avviso di borsa e comunicazione ufficiale, in modo tale che tutti gli intermediari dei mercati siano edotti di questo cambiamento o questa chiusura anticipata in questo caso relativamente all'operazione. Veniamo adesso ai vantaggi. I vantaggi mi sembrano abbastanza evidenti, però li ripetiamo così cercando di essere non particolarmente noiosi. Il vantaggio che noi vediamo, poi comunque saranno anche i colleghi di Paribas a dirci dal loro lato quali sono i vantaggi. Il vantaggio che noi di fatto offriamo questo collocamento di primario, diciamo, direttamente sulla piattaforma di secondario, per cui andiamo a comprimere quelli che normalmente sono i tempi che in un collocamento che non viene fatto sulla piattaforma ci sono tra un collocamento standard che viene fatto tramite gli intermediari non su piattaforma e poi la fase in cui il prodotto viene negoziato. Di fatto in questo caso i tempi vengono ridotti al massimo e c'è anche, come dire, un time to market garantito, nel senso che molte volte si vedono collocamenti e poi la quotazione avviene mesi dopo. In questo caso questo non avviene, perché la tempistica di negoziazione è nel giro di un paio di giorni dopo la chiusura del collocamento, e questo è assolutamente molto più efficiente, molto più trasparente anche dal punto di vista dei costi che vengono poi riconosciuti che devono essere inglobati nell'operazione, e consente fin da subito al sottoscrittore dell'operazione di avere poi la fase di negoziazione secondaria direttamente sul mercato nel giro di pochissimi giorni.
Ovviamente questo consente anche di ampliare il bacino di distribuzione per l'emittente. Magari un emittente che ha magari è abituato a lavorare con un solo distributore, con un distributore o quant'altro, in questo caso può di fatto offrire il proprio prodotto a un network molto più ampio, che è il network di tutti gli intermediari di Borsa Italiana, nonché tutti gli intermediari interconnessi tramite altre a Borsa Italiana, proprio potenzialmente un network enorme. E questo ti consente sicuramente di ampliare il bacino d'utenza, senza necessariamente avere contratti di collocamento e tutto quello che ne consegue. Il fatto di avere, come noi abbiamo creato, un modello dedicato come BTP Italia consente anche in prospettiva di utilizzare la piattaforma che noi mettiamo a disposizione proprio per, in questo caso lo vediamo con i certificati, ma proprio per utilizzarlo come un nuovo canale distributivo per tutti quelli che sono i prodotti che emittenti come BNP Paribas potenzialmente può emettere, che possono essere certificati, altre strutture, obbligazioni e quant'altro. Questa è una modalità che riteniamo molto flessibile e molto efficiente, che può essere replicata con strutture diverse all'interno dei vari mercati di borsa che noi gestiamo. E comunque è qualcosa che è complementare a un modello distributivo che è quello tradizionale tramite collocatori e quant'altro, per cui non è qualcosa che va in competizione, è qualcosa che uno può dire: bene, io completo la mia offerta, posso tranquillamente avere degli accordi di distribuzione con un determinato distributore che comunque ha anche una responsabilità sul collocamento, ed è giustamente perché fa un'attività anche di consulenza, remunero questa attività al mio distributore, ma posso anche contestualmente mettere un prodotto, come dire, in execution only sul mercato, dove di fatto non c'è nessun tipo di consulenza e l'investitore può tranquillamente trovarselo all'interno di tutti i prodotti che sono disponibili all'interno dell'offerta di Borsa Italiana e coscientemente può fare questo tipo di investimento senza nessun tipo di altro tipo di consulenza, come avviene peraltro su altri prodotti che noi offriamo che sono resi disponibili a tutti i nostri intermediari. Concludo con due cose che comunque possono essere sempre interessanti, che durante il periodo di distribuzione per i titoli che sono oggetti dell'OPV non vengono applicate trading fee agli intermediari, per cui da questo punto di vista non ci sono costi per gli intermediari che fanno eseguire ai loro clienti questo tipo di sottoscrizione, e non si applica neanche la financial transaction tax, per cui diciamo che chiudiamo con due punti ulteriormente interessanti per quelli che sono l'interesse dei vari sottoscrittori, sia privati che gli intermediari o distributori che possono essere interessati a questo tipo di nuova modalità. Questo è il nostro contatto, per chi volesse avere ulteriori informazioni siamo a disposizione. Adesso lascio la parola a Nevia per la parte più tecnica dei prodotti che sono in collocamento, però comunque siamo a disposizione durante poi il breve rinfresco per eventuali chiarimenti. Grazie mille. Dunque, grazie Pietro e grazie anche per averci dato l'opportunità e averci ospitato qui in borsa stasera. Allora, il mio compito, grazie mille, è quello di raccontarvi un pochino la specifica offerta che BNP Paribas ha pensato per il primo lancio e magari anche fare un passettino indietro nello spiegarvi quali sono i vantaggi di in generale dei certificati di investimento, visto che vedo che comunque la platea è abbastanza mista. Allora, i certificati di investimento sono dei prodotti di investimento che possono essere adatti ad un pubblico di investitori che in questo momento magari non si sente di esporsi in maniera molto forte al mercato azionario, ma che però al contempo
tempo è preoccupato da rendimenti molto bassi sul mercato obbligazionario. E quindi quello che osserviamo è proprio un interesse di investitori che vanno invece su certificati di investimento che consentono da un lato di avere una protezione parziale del capitale, ma dall'altro anche di avere un'esposizione al mercato azionario. Da questo punto di vista i certificati di investimento sono molto flessibili perché consentono di dare esposizione a una vasta gamma di sottostanti, da azioni, indici, materie prime. Sono liquidi e trasparenti, infatti tutti i certificati di BNP Paribas sono quotati su borsa italiana e voi sapete che la quotazione su borsa italiana è una bella garanzia di liquidità e anche di regole di mercato che devono essere rispettate. I certificati di investimento sono accessibili anche a partire da soglie molto basse, infatti i nostri certificati vengono emessi a partire da soli 100 euro, quindi veramente accessibili anche ad un pubblico retail. Possono essere adatti ad ogni fase di mercato. Ora, su questa affermazione dobbiamo spiegarci. Non esiste il prodotto di investimento che va bene per tutte le fasi di mercato, però quello che è vero è che i certificati di investimento, a differenza di altri prodotti, consentono una grande flessibilità e quindi esiste sicuramente il certificato di investimento adatto per ogni fase di mercato. Il nostro compito come emittente, anche credo quello di Borsa Italiana, è quello di fare educational nei confronti degli investitori per scegliere quello più corretto. Infine, un punto importante da sottolineare relativamente ai certificati di investimento è diciamo il trattamento fiscale e quindi il fatto che i certificati di investimento sono considerati redditi diversi e quindi consentono di compensare eventuali minusvalenze pregresse. Quindi se un investitore, ad esempio, ha uno zainetto fiscale che si porta dietro perché ha accumulato delle minusvalenze vendendo in perdita delle azioni, può utilizzare le plusvalenze derivante dalla vendita di certificati per compensarle, appunto. Due parole su di noi. BNP Paribas è tra gli emittenti più attivi di certificati di investimento su borsa italiana. Abbiamo nel 2013 circa 900 milioni di euro di scambi tra il mercato del SEDEX di borsa italiana e TLX, più di 400 prodotti quotati di diverse tipologie, una quota di mercato di circa il 21% e soprattutto, diciamo, questo se fossimo in Germania o in altri paesi avrei dovuto dirlo come prima cosa, al buongiorno, anzi al buonasera, il nostro rating è molto elevato, abbiamo una più di S&P e una 2 di Moody's. Vado un pochino avanti all'offerta, io l'ho chiamata stile BTP Italia, Pietro l'ha chiamata offerta pubblica di vendita sul SEDEX. Quali sono diciamo, i vantaggi? Allora, un pochino li ha anticipati Pietro. Dal nostro punto di vista sono la sicurezza, quindi la sicurezza di poter acquistare a 100 durante il periodo di offerta, indipendentemente dalle fluttuazioni dell'azione o dell'indice sottostante, la libertà, quindi anche la possibilità di accedere all'offerta di certificati di investimento oggetto dell'offerta da qualunque intermediario, quindi non necessariamente devo avere una banca specifica, ma posso aderire da qualunque intermediario, da qualunque anche broker online. Trasparenza, perché a differenza rispetto ai collocamenti normali, qui il prodotto è già in borsa e inizia a fare prezzo dopo pochissimi giorni. Abbiamo detto che il periodo di offerta dura 15 giorni, dopo la fine del periodo di offerta, dopo 3-4 giorni i certificati saranno già diciamo, mi viene da dire quotati in borsa italiana, ma in fin dei conti lo sono già dall'inizio, diciamo cominceranno a fare dei prezzi diversi da 100. Grande semplicità, quindi nell'acquistarli è possibile acquistarli, dicevo, sia in filiale che da qualunque broker online, basta semplicemente sapere il codice ISIN, che è il codice identificativo di qualunque prodotto finanziario.
Vi ho riportato, credo sia interessante, l'articolo che è uscito proprio stamattina sulla stampa internazionale. C'è stato un grande interesse nei confronti di questo, di questa prima offerta, al punto che il Wall Street Journal ha dedicato un articolo proprio facendo riferimento a questa, a questo primo lancio. Entriamo un po' nel dettaglio della prima offerta. BNP Paribas, diciamo, ha avuto, insomma, l'onore di essere la prima a lanciare. Abbiamo iniziato con l'offerta ieri, 2 dicembre, con tre prodotti diversi. La nostra intenzione è quella di offrirne tre nuovi ogni mese, quindi metterli veramente a scaffale a disposizione degli investitori e dei distributori che vogliono naturalmente agganciarsi all'offerta. I primi tre prodotti sono, poi li vediamo meglio nel dettaglio, un bonus cap e due Athena. La size di emissione di ciascuno strumento è di 10 milioni di euro, con la facoltà da parte dell'emittente di eventualmente alzarla se ci fosse più richiesta. L'offerta, come vi dicevo, durerà 15 giorni, quindi finirà il 13 dicembre, e il 18 di dicembre le operazioni a mercato andranno in regolamento. Il giorno successivo, quindi il 19 dicembre, i certificati saranno già in borsa e cominceranno a fare prezzo. Vi ho riportato una schermata del nostro sito, che è prodottidiborsa.com, solo per dirvi che tutte le informazioni che dirò da qui in avanti sono riportate sul nostro sito. Nella nostra home page c'è proprio una sezione dedicata all'offerta pubblica di vendita, in cui potete trovare tutto, documento di marketing, ma anche tutta la documentazione legale, final terms e prospetti. Allora, prima di entrare nello specifico del primo Athena Certificate, vi spiego, per chi non lo sa, che cos'è un Athena Certificate. Allora, un Athena Certificate è un prodotto di investimento che prevede il pagamento di premi e l'eventuale rimborso anticipato al verificarsi di determinate condizioni. Solitamente gli Athena hanno una durata di 3 anni dall'emissione e prevedono il pagamento di premi che possono essere semestrali o annuali. Normalmente i premi hanno un effetto memoria. Cosa vuol dire un effetto memoria? Vuol dire che se alla prima data di valutazione il certificato non paga il premio, ho la possibilità di recuperarlo l'anno successivo. Le barriere normalmente negli Athena, quindi la barriera è la protezione del capitale dei certificati, è fissata solitamente al 60%, quindi protegge da ribassi fino al 40% dell'azione dell'indice sottostante. E cosa importante a sottolineare, gli Athena Certificate, almeno quelli di BNP Paribas, si caratterizzano per una barriera che è osservata solamente a scadenza. Questo è un fattore importante perché l'investitore è tutelato durante della vita del certificato da un'eventuale forte volatilità del titolo. C'è un po' un piccolo schema dove spiega che durante le valutazioni intermedie si prevede il pagamento e l'eventuale rimborso anticipato. A scadenza, ma poi lo vediamo meglio con un esempio, ci possono essere tre diversi scenari. Lo scenario in cui il certificato rimborsa tutto il capitale e paga tutti i premi accumulati, lo scenario in cui l'azione o l'indice sottostante si trova tra il valore iniziale e la barriera e quindi il capitale è tutelato e quindi l'investitore non perde nulla ma non guadagna neanche nulla, e invece lo scenario peggiore, che è quello che l'azione o l'indice sottostante il giorno della scadenza si trovi sotto il valore della barriera e quindi l'investitore prenda un importo commisurato alla performance dell'azione o dell'indice sottostante. Lo vediamo magari meglio con un esempio.
che è più chiaro, ed è l'esempio della nostra offerta. Quindi il primo prodotto oggetto dell'offerta pubblica di vendita sul SEDEX è proprio un Athena Certificate sull'indice europeo, durata 3 anni, una barriera che è al 70% del valore iniziale, e un premio annuo dell'8%. Con effetto memoria, quindi cumulabile. Allora vado un pochino alla slide successiva, dove ci sono proprio gli scenari. Che cosa succede ad un investitore che voglia acquistare un certificate e quindi investa 100 euro in questo tipo di certificato? Allora, al primo anno c'è la prima data di valutazione, in cui se l'indice europeo è maggiore rispetto al valore iniziale, il valore iniziale non è altro che la fotografia che viene fatta del valore dell'Eurostox nel nostro caso, la data di strike è il 13 dicembre. Quindi ci poniamo, se fosse oggi sarebbe intorno ai 3.020 punti. Se l'Eurostox fosse superiore rispetto a questo valore iniziale, il rimborso, il nostro investitore riceverebbe il rendimento dell'8%, quindi avrebbe il capitale investito più 8, quindi 108. Se questo non avviene, quindi se l'Eurostox è sotto rispetto a questo valore, non succede nulla, si va semplicemente alla data di valutazione successiva, in cui c'è la possibilità, diciamo, di recupero. Quindi di nuovo stessa misurazione, se l'indice europeo è superiore rispetto al valore iniziale, vi viene rimborsato il capitale inizialmente investito più il premio di quest'anno e quello dell'anno scorso, quindi rimborserà 116 euro, quindi un rendimento del 16% in 2 anni. Se questo non avviene, si arriva a scadenza, quindi il certificato prosegue nella sua vita, e a questo punto si hanno 3 scenari diversi. Se nuovamente l'Eurostox è maggiore rispetto al valore iniziale, sia rimborso del capitale più i 3 premi, quindi avrà un rendimento a questo punto del 24%, quindi 124 euro. Se l'indice europeo è compreso tra il valore iniziale e la barriera, avrò indietro i miei 100 euro, quindi avrò il capitale protetto ma non avrò avuto rendimento. Se invece, diciamo, l'ipotesi peggiore, il giorno della scadenza l'Eurostox è sotto rispetto al valore iniziale, alla barriera, scusate, prenderò un, che vi ricordo in questo caso è al 70% dell'Eurostox, quindi diciamo intorno ai 2100 punti se la fotografia venisse fatta oggi, avrà un importo commisurato alla performance dell'indice, quindi se l'indice ha perso il 35% io avrò indietro 75 euro. Il secondo certificato oggetto dell'offerta pubblica di vendita è invece un bonus cap. Il bonus cap, se volete, è la tipologia un po' più conosciuta anche a livello internazionale, molto utilizzata in Germania. Sono certificati di investimento molto adatti in fase di mercato, si dice in gergo tecnico, laterali, cioè in fase di mercato di incertezza, in cui magari c'è un po' di ribasso, c'è un po' di rialzo, ma non c'è una chiarezza sulla direzione del mercato. I bonus cap solitamente vengono emessi per durate di circa 3 anni. In realtà il certificato oggetto della nostra offerta ha una durata molto più breve, di appena 1 anno. Hanno delle barriere poste fino al 50% del valore iniziale, e i bonus che di solito corrisponde con il cap, cioè il tetto, è solitamente posto al 130% rispetto al valore iniziale. Qual è il vantaggio di investire in un bonus cap? Il vantaggio è che anche se il mercato si muove poco, e paradossalmente anche se scende, a patto che non tocchi la barriera, io a scadenza avrò rimborsato, nell'esempio, 130 euro, quindi con un rendimento del 30%. Cosa succede invece nel caso più negativo? Nel caso in cui la barriera venga violata, e vi ricordo che nel caso di bonus cap le barriere sono osservate in continua, quindi diciamo è un prodotto da tenere maggiormente monitorato rispetto agli Athena, perché in qualunque momento, non solo il giorno della scadenza, potrebbe essere violata la barriera.
Ecco, in caso di la barriera venga toccata, l'investitore si trova in mano un tracker sostanzialmente dell'azione o dell'indice, e quindi è come se avesse in mano, diciamo, l'azione, non ne prende dividendi naturalmente, e quindi ha la possibilità di anche recuperare nel caso in cui l'azione o l'indice recuperi, ovviamente fino al cap, quindi fino al tetto, quindi nel nostro esempio 130. Nello specifico, il certificato oggetto della prima offerta pubblica di vendita è un bonus cap su Fiat con una durata di appena un anno, una barriera posta al 65% del valore iniziale e un bonus cap del 113%. Quindi è veramente adatto ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di brevissimo periodo, direi appena un anno, e anche che siano disponibili a prendersi un pochino più di rischi rispetto all'investitore in Atena, visto che la barriera è osservata in continuo. Cosa succede quali sono gli scenari che ho di fronte se acquisto un certificate, quindi se investo 100 euro nel mio bonus cap su Fiat? Beh, se durante la vita del certificato non viene mai violata la barriera, io avrò 113 euro e quindi avrò un rendimento del 13%, se invece viene violata la barriera, avrò una performance commisurata all'indice o all'azione fino al massimo del cap, quindi di 113. Ultimo certificato oggetto dell'offerta è un'Atena Fix Premium. Questa, se volete, è una variante del primo, quindi sono dei certificati che invece che pagare dei coupon di premi condizionati pagano dei premi fissi. Se volete, da questo punto di vista potrebbero assomigliare un pochino alle obbligazioni. La differenza però è che hanno la possibilità di rimborsare anticipatamente. I nostri Atena a premi fissi hanno una durata di 2 anni. Sono molto semplici, perché il primo anno pagano un premio fisso, e se il valore dell'azione o dell'indice sottostante è sopra il valore iniziale, rimborsano anche. Se invece nel secondo anno, che è anche il giorno, diciamo, il momento della scadenza, diciamo, comunque sia, il secondo premio fisso, essendo fisso, viene pagato, e a quel punto diciamo, non si guarda più il valore iniziale, ma si guarda il valore della barriera, quindi se volete è ancora più protettivo da un certo punto di vista. Se l'azione o l'indice è sopra la barriera, oltre ad avere pagati i 2 premi fissi, io avrò anche il rimborso del capitale. Se invece è sotto, io comunque avrò i 2 premi fissi, ma avrò a rimborso un ammontare commisurato alla performance dell'azione o dell'indice sottostante. Vediamo con un esempio pratico. Il Fix Premium Atena oggetto della prima offerta pubblica di vendita è un Atena Certificate su Intesa San Paolo, durata 2 anni, una barriera che è posta al 70% rispetto al valore iniziale, e dei premi con un effetto, non hanno un effetto memoria perché questi sono fissi, quindi questo è un errore, del 7% annuo. Vediamo, diciamo, gli scenari. Allora, a fronte di 100 euro investiti, alla prima data di valutazione, se Intesa San Paolo fosse superiore rispetto al valore iniziale, io avrò il rimborso, quindi riavrò 107 euro. Se invece questo non avviene, se è sotto, diciamo, al valore iniziale, quindi avrò comunque il pagamento del coupon fisso, e a scadenza avrò il pagamento del secondo coupon fisso, quindi il 14% comunque sia l'investitore lo incamera. Dopodiché a scadenza si guarda la barriera, quindi se Intesa San Paolo è sopra la barriera, quindi in questo caso è al 70%, Intesa San Paolo mi sembra che oggi quotasse intorno a 1,77%,
allora avrò anche il rimborso del capitale, quindi avrò 114 euro, quindi un rendimento del 14% in 2 anni. Se non fosse così, il 14 euro comunque li incamero, poi avrò una performance commisurata a Intesa San Paolo. Questa è l'offerta, diciamo, la prima offerta pubblica di vendita su Sedex. Oltre a questi, vi invito a guardare a tutta la gamma di certificati che sono quotati da BNP Paribas su Borsa Italiana. Non vi voglio rubare troppo tempo, per cui li scorro veramente rapidamente, ne scelgo magari due. Era solo per dirvi che esistono tantissimi certificati che appartengono alle tre tipologie di cui vi ho raccontato, che sono già quotati in Borsa Italiana, e quindi vi invito a guardarveli. Vi faccio solo due esempi. Questo è un'Atena della prima tipologia di cui vi parlavo, quello con i premi con effetto memoria, e è un'Atena sull'indice italiano. Che secondo me è particolarmente interessante perché ha una barriera posta veramente a valori molto protettivi. Infatti la barriera è posta a 12.526 punti, quindi valori che sono stati toccati veramente ai minimi della crisi del 2008. Prevede una scadenza lunga, perché sono, diciamo, medio lunga, 4 anni, e un premio cumulato annuo dell'8,5%. Ve ne mostro giusto un altro, che è invece un bonus cap su Telecom Italia. Anche questo secondo me molto interessante, perché di nuovo con una scadenza molto vicina, perché è un anno, ha una barriera di nuovo che addirittura in questo caso ha un valore, registra un valore di Telecom mai toccato nella storia. E a fronte di questo diciamo, promette un rendimento di quasi il 10% annuo. Vado veloce, diciamo, alla fine per spiegarvi anche come reperire tutte le informazioni sui certificati dell'offerta pubblica di vendita, ma anche tutti gli altri certificati che sono quotati da BNP Paribas su Borsa Italiana. Potete cercarli anche da soli sul sito prodottidiborsa.com. Abbiamo creato una sezione dedicata proprio all'offerta pubblica di vendita, che è quella, diciamo, sotto il flash grande in blu, dove troverete ogni mese le offerte che sono oggetto del BTP Italia, del simil BTP Italia. E sotto, se vedete, ci sono invece dei motori di ricerca per esigenze, dove potete ricercare invece tutti i certificati di investimento che sono già quotati in borsa. Li potete cercare per scadenza, per sottostante, per tipologia di certificato, e una volta ricercati potete fare anche delle analisi, e quindi con la lista che risponde alle vostre esigenze potete elaborare i dati e diciamo, cliccando su le colonne dei tab, i tab delle colonne, riordinare le vostre scelte, quindi ad esempio andando a selezionare i bonus cap che hanno un rendimento annuo più elevato, oppure quelli che hanno una distanza alla barriera più lontana, oppure quelli che hanno una determinata scadenza temporale. Per aiutarvi nella scelta c'è anche una sezione dedicata che si chiama Opportunità in Borsa, dove sono riportate, se volete, un pochino le segnalazioni che vi ho fatto, diciamo, di quei due certificati, cioè quei certificati che sono, secondo noi, a nostro parere, particolarmente interessanti nelle 2 settimane, diciamo, vengono aggiornate ogni 2 settimane.
C'è la possibilità anche di vedere le schede di dettaglio dei singoli certificati, quindi selezionandone una è possibile entrare nella scheda specifica di un certificato di investimento, dove se volete vi semplifica un pochino la vita, perché diciamo, se volete, la cosa complicata dei certificati di investimento secondo me è andare un pochino a capire tutta la documentazione legale. Questo non vi sto dicendo di non andarla a vedere, andatela a vedere, però questo sito vi semplifica la vita, e c'è questa sezione in particolare sulla sinistra che vi traduce in termini molto semplici e sintetici i dati chiavi del certificato, quindi il valore iniziale in termini assoluto, il bonus in termini percentuali e in termini assoluti, vi calcola addirittura in tempo reale il rendimento bonus e il rendimento bonus annuo, e vi permette di avere naturalmente le quotazioni dei certificati, ma anche le quotazioni dei sottostanti in tempo reale. Naturalmente sul nostro sito potete trovare tutte le informazioni. Chiudo dicendo che vi invito a iscrivervi alle nostre newsletter, su cui ovviamente vi terremo anche aggiornati sulle prossime offerte pubbliche di vendita. Potete scegliere, a seconda di quanto siete attenti ai mercati, se iscrivervi alla newsletter giornaliera oppure a quella quindicinale, o addirittura all'analisi tecnica, se siete appassionati di analisi tecnica. Vi ricordo infine il nostro numero verde, che è 892 40 43, e rispondiamo noi, ecco, non è un call center, ma siamo noi a rispondere direttamente anche all'investitore privato. 24 ore su 24 Nevia risponde. Bene, grazie mille Nevia. Grazie a te. Sì, ricordo, che non ho ricordato prima, che anche sul sito di Borsa Italiana, nella sezione dedicata al mercato SEDEX, ci sono tutte le informazioni relative sia a tutti i prodotti di Paribas, ma come di tutto il mercato, e tutte le informazioni relative a questa nuova modalità di collocamento. L'ulteriore tema che sottolineo sempre, ovviamente prima di investire informiamoci, studiamo, se non abbiamo il tempo a dedicare a questo tipo di attività consultiamo un soggetto professionale che vi può aiutare in questo tipo di attività, perché ovviamente la gestione dei propri risparmi è come dico, un lavoro che necessita tempo e attenzione, per cui se non lo si ha, per farlo bene bisogna rivolgersi a dei professionisti che vi possono aiutare. Comunque è importante essere sempre informati relativamente, per cui è anche utile utilizzare anche i vari tool che vengono offerti dai vari emittenti, anche per farsi le proprie simulazioni e per vedere anche se magari le idee di investimento che si sono avute possono effettivamente essere state vincenti o meno. Con questo vi ringrazio, se ci sono le domande bene, se no c'è un piccolo rinfresco e comunque saremo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Grazie. C'è la documentazione dell'offerta sul sito BNP? Naturalmente. Dunque, mi hanno chiesto dal pubblico se la documentazione di offerta è presente su prodottidiborsa.com, che è il nostro sito, e ho risposto naturalmente sì. Volevo capire questo, un paio di domande. Ma è accessibile presso tutte le banche, tutti i premi online? Perché a me è capitato con un BPM, onestamente un qualche mese fa non avessi la possibilità di entrare su alcuni certificati. Ripeto la sua domanda, perché siamo tra l'altro anche via webinar sui siti di Finanza Online, per cui ripeto, mi hanno chiesto se diciamo, è possibile acquistare i certificati di investimento da tutti gli intermediari o solo da alcuni. Allora, è un problema di censimento, credo, dell'intermediario specifico, quindi se lei segnala a BPM in questo caso che non riesce ad acquistare alcuni codici ISIN, loro dovrebbero riuscire a censirlo, a meno che, ma questo sicuramente non è il caso di BPM, l'intermediario non abbia accesso al SEDEX.
Posso fare una precisazione che Banca Popolare di Milano accede al mercato SEDEX tramite Banca Akros, okay? Che è aderente a tutti i mercati di borsa italiana e assolve questo servizio di intermediazione per tutto il gruppo Popolare di Milano. Poi, da verificare che lei non sia stato profilato come cliente particolare, con un particolare profilo di rischio, che magari certi prodotti non sono stati abilitati. Io alcuni li vedevo, certo. Altri no. Mi domando se questa nuova OPV possa essere veramente più generalizzata. Ma questo, come dire, tutti gli intermediari aderenti al mercato, nonché quelli che sono interconnessi tramite aderenti al mercato e al mercato SEDEX, per definizione hanno l'accesso, perché come qualsiasi nuovo prodotto che viene quotato, automaticamente è reso disponibile a tutti. Comunque, se ci sono dei problemi, può tranquillamente chiamare il suo intermediario, per cui le attività fatte da borsa, normalmente le comunicazioni, le fasi di test sono fatte per tutti gli intermediari aderenti al mercato, per cui, come dire, è il nostro interesse che ci sia l'informativa dovuta per tutto il mercato. Un'altra domanda, accennato prima, non ci sono financial trade? Sì, la Tobin Tax. Nella fase di distribuzione, di sottoscrizione, non paga l'FTT, la Tobin Tax. Una terza domanda che è questa: ho visto, non so se è lo stesso, con BTP Italia, praticamente la data valuta, no? Prendevano i soldi praticamente subito, anche se poi non so se è il settlement, come lo chiamate voi, dopo 10-15 giorni. È uguale? Ma di fatto sono contratti condizionati, no? Durante questo periodo, per cui di fatto lei ha un contratto che invece di essere regolato a T più 3 viene regolato a T più quello che sarà, no? Cioè, evidentemente lei ha una conferma oggi del contratto che ha fatto, per cui probabilmente gli viene bloccato per valuta, a valuta di regolamento, la cifra che lei ha impegnato. In realtà me la tolgo da subito, non è più disponibile. Ecco, dipende appunto sempre l'intermediario come ha deciso di gestire questo tipo di operatività. Io le posso assicurare, no, perché ho provato anch'io sul BTP Italia, ho partecipato personalmente, mi è stata tolta per valuta di regolamento. Grazie. Prego. Scusi, che fa riguardo, mette certifiche con protezione totale? Sì, allora ripeto perché diciamo le persone da web non hanno capito. La domanda è se BNP emette dei certificati con garanzia del capitale, io immagino che la intenda, quindi garanzia totale. Allora no, in questo momento no, non li emettiamo. Stiamo, è vero, pensando a dei modi per farlo, e quindi diciamo da questo punto di vista vi terremo aggiornati. A lei. Invece avete in mente di fare dei credit link? Allora, diciamo, io lavoro nella divisione di azionario e di materie prime, quindi diciamo, nel nostro mandato in questo momento non c'è, non escludo che in futuro ci possa essere un'apertura in questo senso. Io l'ho chiesto. Bene, grazie. Adesso ci possiamo trasferire dall'altra parte della sala per un breve rinfresco. Grazie.